Abbiamo visto che cos'è la bulatura, cioè un particolare tipo di consociazione in successione, in un video precedente che vi lasciamo nella scheda qua in alto. Al Centro di Ricerche Agroambientali Enrico Avanzi di Pisa è in corso la selezione delle leguminose più adatte per la bulatura con il frumento duro. Adesso Federico vi racconterà quello che accade alla coltura in successione, il sorgo in questo caso, rispetto alla prova in bulatura dello scorso anno, che state vedendo scorrere nelle immagini. Ciao, oggi siamo qui per mostrarvi gli effetti delle varie leguminose sul sorgo, che è la coltura in successione. In pratica, dopo la raccolta del grano, le leguminose sono rimaste in campo e hanno continuato il loro ciclo vegetativo fino alla primavera successiva. Dopodiché le leguminose sono state sovesciate nel terreno e il sorgo è stato seminato rincalcando esattamente le parcelle di ogni leguminosa. La prima cosa che salta all'occhio guardando questo campo è la diversa altezza del sorgo e la diversa tonalità di verde. Questo vuol dire che le leguminose che vi erano in precedenza hanno contribuito in modo diverso alla produzione del sorgo. Ovviamente leguminose che hanno avuto una produzione di biomassa consistente e hanno una buona capacità di fissare azoto, che ricordo essere una peculiarità delle leguminose, saranno valutate positivamente in questo lavoro di selezione. Considerate che l'anno scorso, che abbiamo replicato questa prova in un altro campo, il sorgo preceduto da alcune tipologie di leguminose ha raggiunto livelli produttivi paragonabili al sorgo coltivato in modo convenzionale, quindi con l'utilizzo di fertilizzanti. Il controllo degli infestanti è sicuramente un altro importante beneficio fornito dalle leguminose utilizzate in questo sistema. Sin dalla trasemina delle leguminose nel grano, le leguminose occupano spazi altrimenti favorevoli alla crescita, allo sviluppo e alla disseminazione degli infestanti. Quindi la presenza delle leguminose ne limita la presenza in modo significativo. Le leguminose poi diminuiscono anche la pressione degli infestanti sulla coltura successiva, ad esempio in questo caso il sorgo, seguendo due meccanismi principali. Il primo è che le leguminose, come coltura precedente, diciamo che agevolano lo sviluppo del sorgo, rendendolo più competitivo nei confronti degli infestanti. Il secondo meccanismo con cui regolano la pressione degli infestanti è il fenomeno allelopatico delle leguminose. Infatti le leguminose, una volta che vengono interrate nel terreno, liberano delle sostanze, chiamate appunto sostanze allelopatiche, che riescono a ritardare o a inibire addirittura la germinazione degli infestanti, diminuendone quindi la pressione e la competitività nella coltura successiva. Secondo la vostra esperienza, quale leguminosa si è rivelata la più adatta per il nostro areale? Erba medica, trifoglio bianco e sulla sono sicuramente le leguminose più interessanti per questo sistema. Dopo la raccolta del grano riescono a ricacciare in modo assolutamente ottimo, producendo un'ottima copertura nei mesi successivi. Quindi queste leguminose potrebbero essere una soluzione assolutamente interessante per agricoltori interessati anche alla produzione di foraggi, ad esempio. Inoltre queste leguminose producono un quantitativo di biomassa tale da dare un effetto assolutamente positivo alla coltura in successione. Come potete vedere, ad esempio, sulla mia sinistra vi è il sorgo preceduto da sulla. Mentre invece meno adatte per questo sistema sembrano le leguminose annuali. Non riescono a produrre un quantitativo di biomassa sufficiente per migliorare la produzione del sorgo nei mesi successivi al loro interramento. Ad esempio, sulla mia destra vedete il sorgo coltivato su trifoglio resupinato e, come potete vedere, la taglia della pianta è assolutamente non paragonabile a quella della sulla, è molto più bassa, la tonalità di verde è molto più chiara. Questo vuol dire che la leguminosa non ha dato un effetto, non ha contribuito alla produzione di biomassa del sorgo.